Buonasera a tutti, che discussa c'è tutte queste nuove tecnologie abbiamo provando, può succedere vari modi di queste problematiche, però comunque dobbiamo fare lo stesso. Allora, continua il nostro lezione. Noi spieghiamo quinto e sesto esercizio sulla 6 energia telefono. Io voglio dire questa, noi prima cominciare a spiegare questi due esercizi, poi facciamo insieme un tutto 6 esercizi e più chiusura. Ok, adesso cominciamo subito. Cominciare quinto. Il quinto esercizio. Sono partiti da qui, passo piedi avanti, spingi le mani, vai verso avanti, spostare peso, mani da sotto, vai verso sopra. Il livello di spalla, abbassare mani, tirare corpo, tirare mani indietro. Quindi spingere. E da su vai verso giù, va da giù vai verso su e poi da avanti tira indietro. Quando spingere, espirare. E quando tira, inspirare. Espiri. Inspiri. Poi cambio l'altra parte, sono lo stesso. Spingere avanti, verso sopra, tira mani indietro. Questo movimento, oltre a lavorare l'espirazione, anche lavorare i gamba, sono per spostare peso avanti, indietro. Però solo attenzione, il ginocchio non troppo avanti. Poi sesto esercizio. Partire in questa posizione, abbassare corpo, abbassare mani, girare palma verso sopra, corpo segui anche abbassare un po' avanti. Fino non ce la fa. Girare la spalla, girare il braccio e girare le mani, palmo verso sopra. Abbassare il corpo, chiudere poi largare il braccio al fianco, girare le mani, abbassare. Quando abbassare, espirare. Poi inspiri, espiri, inspiri, chiusura, sono mani, palmo verso sotto, poi gira, palmo verso sopra, mani verso sopra e poi abbassare. Quando fai la chiusura, potete chiudere gli occhi, visualizzare il corpo, controllo respiri, quando vai sopra, inspirare. Quando passo, espiri. Inspiri.
inspiri. Espiri, gli occhi chiusi, sentire il corpo in circolazione di energia, sentire anche gli espiri. Poi chiudere mani vicino ai tanti, come sotto un umbilico. Continuo, mente, karma, corpo rilassa. Mente concentrare sulla tantien, sulla sottomano. Poi girare mano con senso orario. Potrei fare 36 e 36. Quindi senso orario 36, poi anti-orario 36. E noi qui facciamo solo tre volte. Poi apri le mani, apri gli occhi, chiudere i piedi. È finito tutti gli esercizi. Quando partono questi sei esercizi, la cosa importante, la prima, solo con ogni uno di persona, di con tua possibilità, li fare. Per esempio, potete fare una posizione più basso, potete fare una posizione più alta. Potete fare l'espirazione più lungo, potete fare l'espirazione più corta. La velocità di movimenti è importante collegare con tuo respiro. E poi ogni esercizio potete fare 6 volte o 9 volte. Adesso in questo periodo, se state in casa, meglio fare mattina anche sera. Ogni volta sui 20 minuti, 15-20 minuti, dopo allenando, sentire il corpo, sentire il calore forte, anche qua qualcuno mi aveva detto questo esercizio come poter anche mettere nomi come mani telefono, quindi dopo questo esercizio si è fatto bene e proprio sentire una potente di energia si circolando, perché questo esercizio non solo lavorare solo in respirazione, anche noi lavoriamo tutta la parte di corpo, anche e soprattutto muscolo, muscolo di gamba, muscolo di spalla, schiena, braccio, e muovere tutto, anche tendini cartilagini e anche compreso articolazione. Quindi spero questo esercizio poter portare per tutti quanti, se è piaciuto, allenare per rinforzare l'energia e forzare il sistema di respiratorio. In questo punto voglio anche ringraziare Giancarlo Celarti, Pino Crezio, Pippo Crezio, Lorenzana Palera, Ianle, abbiamo insieme anche iniziato. Cerchiamo con questo nuovo modo di insegnamento, comunque tanto cosa da imparare, da studiare, da migliorare, anche penso mano a mano poi ce la facciamo. Voglio anche domani anche cominciare insegna Tai Chi Stretching in diretta. Comunque noi dobbiamo, prima cosa, dobbiamo forzare il nostro corpo, forzare il nostro mente. Noi più forti di tutto, noi possiamo combattere con tutto, vinceremo tutto. Ok, grazie, ci vediamo domani.